E ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo primo appuntamento e nuovo let's play di Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Eccoci qua, pronti a cominciare una nuova avventura nel fantastico mondo di Kirby. Mi sto facendo una certa qualcultura sui Kirby e l'ultimo che ho giocato è The Forgotten Land, che non ho finito in live per ovvi motivi. Prontissimo a iniziare questa avventura. Eccoci qua. Vuoi attivare la funzione online? No! Vediamo un po', modalità principale e parco Magolandia. Oh, ok. Ah, devo prima procedere. Vediamo un attimo i comandi velocemente. Perfetto, cominciamo. Modalità principale, vai. Storia. Quando la nave ha iniziato a perdere pezzi, ho pensato che saremmo dovuti andare alla ricerca delle componenti mancanti, e tanto è. Ecco qua, Magolor. Magolor lo conoscevo già. Può essere che me lo ricordassi da Star Allies? Non so perché, ma Magolor ce l'avevo presente. Un visitatore di nome Magolor è improvvisamente giunto sul pianeta Pop ed è prontissimo a darti una mano nel corso della tua avventura. Ti darà pozioni che raddoppiano la tua energia e ti salverà quando cadi. Questo attiverà anche l'opzione inghiotti automaticamente per Kirby. Ma vuoi che Magolor ti dia una mano? No. Scusami, cioè... E dobbiamo anche recuperare degli ingranaggi 13 da Bosco Biscotto. Eccoci qua. Ah, ma quindi già. Ah, aspetta, no, no, aspetta. ferma, ho sbagliato. Volevo un attimino esplorare, ma ho premuto. Ok, quindi ogni mondo ha più livelli. In questo caso ne abbiamo 4 qui, mi stai dicendo? Eh sì, ne abbiamo 4, quindi magari poi 4, però 13 ingranaggi. Ma vabbè, comunque sia. Facciamo Bosco Biscotto per oggi. Possono giocare insieme fino a 4 giocatori, va bene. Ognuno può controllare, tieni pronto per abbandonare, va bene. Eccoci qua, dietro c'è qualcosa? No. Ok, ci sono.
Ma mi ero un attimino confuso, pensavo di aver sbagliato i comandi. Però questi qui non mi posso trasformare in niente con i Waddle Dee. Ma questo già lo sapevo. Oi! Ehi, eccolo qua, Kirby Spada! Ah, io voglio lui però. Preferisco lui, in realtà, sì. Ehi, Waddle Dee, che succede? Qui si può scendere? Mi pare. Però questo carico l'attacco, ottimo. Beh, più o meno le abilità di Kirby sono sempre le stesse, a quanto pare. Il che è ok. Ma qui sotto c'è niente? Siamo proprio sicuri che non ci sia nulla? In genere in Donkey Kong sfondi, puoi sfondare delle pareti in questi punti così. Ma qui non c'è nulla, no. Bene, posso anche comandare dove va la lama. Ok, e siamo qui. Quindi diciamo che magari per la prima parte non ti dà problemi. Ah, questo qui con la scopa. Ok, mi piace anche lui come abilità. Però tengo la lama per il momento. Oddio, il fuoco! Eccolo qua, vai. Così possiamo scendere. Questo. Ah, ma perché mi ha fatto tutorial? Ok, no, pensavo che era comparso qualcosa. Ah, ma. Fa danno la chiave, grande! Ok, prendiamo questi qui. Ah, però non posso saltare, non posso fluttuare. Però posso comunque saltare lo stesso. Eccolo qua, un ingranaggio. Le sfere di energia sono nascoste in giro per i mondi. Scovale tutte, va bene! Continuiamo l'avventura allora. Non ho perso energia. Ah, sì, un po' di energia l'ho persa, ma non troppa. Ah, ok. Wow. Ok, mi prendo di nuovo la lama. Ottimo. E i Waddle Dee se ne vanno. Ehi, Waddle Dee, che fai? Tramezzino per me. Grazie dell'autopasto. E via. E ancora. E qui sotto che abbiamo? Ah, dovremmo avere l'abilità però, uffa. Eccolo qua di nuovo. Non posso prendere però le stelline con l'abilità. Va bene, ci può stare. È gameplay. Andiamo. Ok, non mi pare ci sia altro, quindi proseguo. Mi ricordo in Star Allies che avevo molta paura di prendere le porte perché magari mi portavano avanti nel livello e non avevo preso tutto. E qui mi sa che potrebbe succedere la stessa cosa. Oh cielo! Ah, già è andato. Ok, prendo la sua abilità allora. Wow! Mega spada! Bello! Wow! Piano! Kirby! Che succede? No! Wow! Bellissimo! Vabbè, sì, però aspetta, allora. Io non è per dire niente, però. Ah! Sì, l'abilità, ok, cambia. Però aspetta, sta calando, va bene, ci sta che ca. Ma un macello, ma che cosa succede? Una mannaia, oh! Ma è bellissimo! Ora mi viene voglia di usarla sempre. A meno che più non la uso, più diminuisce. E quindi magari posso provare a tenerla un pochino. A parte che ti dice anche dove usarla. Allora, devo entrare lì dentro? E se io non ci entro? Ah, vabbè, dai. Andiamoci. Male che vari faccio il livello e. Ah, ma si avvicina quella cosa dietro? Eccolo qua. Vai, corri, corri. Ok, ci siamo. Corriamo. Per fortuna non prendiamo danno se facciamo così. Ma vai. Ok, è fatta.
E a cosa serviva questo di preciso? Ah, continuiamo ancora? Ok. Fuoco? Vado col fuoco, dai. A parte non mi pare ci sia limite di tempo qui. Ah, ok. Oh mio Dio. Così gli faccio danno. Che fa? Ah, questo attacco... ah, attacco sciapo che fanno i mostri, sì. Oddio. Ah, si è passato di là. Vai, ok, quasi è andato. Vai. Let's go, quindi lui mi dà due ingranaggi, olè. Ah, ottimo, che bello. E ora sono più tranquillo. Nel caso abbia perso punti me li ricarica, ma non ne ho persi, se non sbaglio. Wow. Prima lotta superata senza problemi. Quindi abbiamo un mini boss. Allora, questi livelli bisogna farli per forza, ok. E fin qui ci siamo. Eccoci qua, quindi livello finito immagino. Ah, il salto. Ah, va bene. Quindi Star Allies ha preso da questo qui il fatto del salto e delle... dei livelli. A parte che, bene o male, mi ricordo, se non sbaglio, ho giocato anche... mi pare di aver giocato il labirinto degli specchi, o Topi all'attacco, uno dei due, sinceramente non ricordo quale, molto tempo fa. E, bene o male, le meccaniche di Kirby sono tutte simili. Che non è una, che non è una cosa brutta, cioè Pokémon si basa solo su quello e mi piace comunque. Allora, qui non ci posso andare, ok. Cioè, non posso bruciare gli alberi, non ci posso andare. Oi oi. Allora, il Waddle Dee gigante si distrugge molto facilmente. E non serve a nulla, cioè, che minaccia offre? Niente, fa solo uscire altri Waddle Dee. Ecco qua, ok, ciao. Ah, non è che devo per forza farli andare tutti quanti KO, però... quelli con la molla sono tremendi. Sono proprio brutti, cioè, sono cattivissimi. Bisogna stare attenti. Ma tutto il livello ho saltato. Cioè, non ho capito se dovevo scendere io oppure se mi ha fatto saltare parte del livello. Se è così è un problema. Ah, qui sì. Qui si va a KO proprio. Mi dice di prendere la lama? Ok. Ah, porra ragnetto. Qui sopra c'è qualcosa? No, non ci può, non ci può andare proprio. Ok. Ah, potevo farla meglio questa. Vabbè, andiamo avanti. Oi oi, ma ci picchia. Non mi ero accorto che era rimasto in vita. Pensavo fosse andato KO. Ok. Ragnetto, mi dispiace ma caschi nell'oblio. Ok, è andato. Ah, questo posso farlo cascare, giusto? No, eh sì. Però devo colpirlo direttamente. Sì, e non con un tiro di rimbalzo, va bene. Ah, pensavo di poterci andare qua sopra. Quindi potevo sconfiggerlo più facilmente prima il nemico. Ancora nessun ingranaggio, mi sa che prima ho sbagliato. No, mi sa che ho sbagliato prima. Va bene, entriamo. Allora, sta cosa che i nemici quando vanno off-screen tornano è un po'... boh, non è proprio carina perché magari uno si sbaglia. Oh cielo! No! Fantastico! È bellissimo così, ehi! Spara in automatico, non devo neanche fare niente, devo solo saltare. No, 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 ok, oh che paura! Pensavo di essere cascato. Posso rimuoverlo così, ok. No, come lo levo questo? Ah, ok. Devo lasciarlo così.
Ottimo. Vabbè, dopo però riprendo. Eh no, è scarico, si è rotto. Mannaggia. Ah, mi dà un'altra. Ah, pensavo che era quella tipo un'altra abilità super. Invece no, sbagliato. Ah, poi rispara agli aculei. Ottimo. Fa anche l'aculeo gigante in alto, bene. Senza che perdo tempo con tutti proprio. Aiuto però, devo stare attento. Qua nel caso perdiamo salute, vai. Pomodoro. Segreto! Forte! Meno male che ho visto che c'era qualcosa di strano lì. Ok, qua proprio se voglio fare del male grandissimo a tutti. Ci sta. Era necessario qui? Non lo so. Ah, ecco l'ultimo ingranaggio, va. No, questo è il secondo. Ah, ma il livello prosegue allora. E qua cosa? Ah, qua la scala, niente. Pensavo di aver fatto qualcos'altro. Ragnetto, dai, E andiamo qua. Ah, perché ora devo. Forse in ogni livello c'è una gimmick nuova? Ah, il Jester. Non lo so, proviamo un po'. Come va? Il raggio. Va bene, ho chiamato Jester per sbaglio, ma. Chi è? Ecco. Oh, Mega Cavaliere! Aiuto! Potrei anche assorbirlo, sì, lo so, ma. Mi conviene? Mi trovo meglio con la spada, questo è vero. Mi conviene con la spada. Ah no, aspetta, no, perché la spada? No, ci vuole proprio la spada qui allora. Probabilmente posso riuscire a prenderlo anche senza spada, ma rifaccio il livello, dai. Forse neanche ci vuole la spada, non lo so. Primo. Che ci sia anche un livello più alto? Magolor ha costruito un parco di divertimenti sul lontano pianeta. Ci sono attrazioni, souvenir. Puoi andarci in qualsiasi momento premendo X. Buono a sapersi, ma devo assolutamente rifare il livello. Voglio prendere a tutti i costi l'ultimo ingranaggio. E posso andare un pochino più spedito ora, immagino, no? Tanto. Non c'è bisogno che io riaffronti tutti quanti. La prima volta, beh, il livello è nuovo, te lo puoi un attimino godere. Vediamo un po' se ora con Kirby Spada posso farlo. Infatti, ci voleva la spada. Bene. Prendiamo anche l'ultimo ingranaggio. Ed eccoci qua. Fatto. E poi sfere, non sono ingranaggi. Io li chiamo ingranaggi perché sono io. Ecco fatto anche il mondo 1, livello 2. Ma direi che per oggi mi fermo qui, sapete? Ho fatto abbastanza, dai. Non voglio proprio sciuparmelo tutto quanto in una volta sola. Potrei farlo, magari poi le prossime volte faccio anche un mondo per volta, chi lo sa? Questo qui che succede? Niente, quella è solo decorazione, immagino. Va bene, torniamo a Kirby Spada. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. Magari prima di concludere, giusto un giretto a. Il parco Magolandia, dai! Tanto per vedere com'è. Questa è la storia di un altro mondo, in un altro tempo. Un viaggiatore di nome Magolor vi ha costruito un parco di divertimenti per i suoi amici.
un luogo felice dove quattro amici potessero divertirsi con le attrazioni e i souvenir. Era un parco ricco di emozioni, dove i sogni diventavano realtà. Questo luogo era Magolandia. Ehi Kirby, benvenuto a Parco Magolandia! Qui puoi divertirti con un sacco di attrazioni e base di minigiochi. Ho anche creato un'emozionante corsa ai timbri. Puoi ottenere i timbri semplicemente giocando presso le nostre attrazioni. Ah, immagino che queste qui saranno un po' più difficili del gioco base, vero? E non è tutto! Per festeggiare l'inaugurazione del Parco Magolandia ho un piccolo souvenir per te. Maschera Waddle Dee. Maschera Rick. Revitalizzante. E basta, beh, troppo dopo. Puoi conservare i souvenir presso il negozio di souvenir che si trova nella piazza. Facci un salto dopo, mi raccomando. Ora, vai su, buon divertimento. Questo qui magari ci dedichiamo un episodio a parte quando sarà il momento. Vediamo un po', posso anche uscire con X? Ok, allora vado. Bene, per questo video è davvero tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. Magari con lui ci parliamo la prossima volta. Ciao!